Leonardo Carmenati, della direzione della Nazionale della Croce Rossa, ecco il suo ruolo qual è? Sì, io sono capo dipartimento delle emergenze delle attività sociosanitarie di Croce Rossa Italiana e sono qui a Solferino, Castiglione, per diciamo, coordinare insieme ad un gruppo, siamo qui da circa un mese, le attività legate alle celebrazioni dei 150 anni della nascita del movimento. Ci troviamo all'interno del Museo della Croce Rossa di Castiglione, una realtà importante da pensare, da far meditare in questo periodo anche in cui si sentono ancora purtroppo questi conflitti, questi morti, queste disgrazie che ci sono in giro. La Croce Rossa da sempre si batte, grazie anche a Ridina, che è stato il fondatore e dei quali qui sono conservati anche dagli oggetti che ha usato su questi luoghi, che ha visto la battaglia, ha assistito a queste migliaia e migliaia di morti. Ecco, da Castiglione, da Solferino, da San Martino, in occasione del 150° anniversario, credo che ancora una volta, nonostante tutto, si possa ancora mandare qualche messaggio. Sì, il messaggio è sotto gli occhi di tutti. Se dopo 150 anni la geniale idea di Henri Dunant oggi viene celebrata e se la Croce Rossa è diventata l'organizzazione umanitaria più importante del mondo con circa 98 milioni di volontari, si deve al fatto che ovviamente le sfide umanitarie non finiscono mai e oggi noi con questa celebrazione vogliamo rinnovare l'attenzione sulle sfide umanitarie nel mondo. E eleggiamo in questa settimana una nuova Solferino. Ci sono tante Solferino nel mondo, in questo momento c'è una nuova Solferino che è l'Aquila e quindi diciamo faremo anche un evento legato appunto all'Abruzzo. Le celebrazioni sono ripartite in questa zona tra Solferino e Castiglione per l'importanza e San Martino per l'importanza appunto che questi luoghi rivestono proprio nella nascita di un'organizzazione così importante. Ecco, non possiamo dire festeggiamo, ma celebriamo questa ricorrenza, questo anniversario. Secondo lei attualmente la Croce Rossa, stiamo vedendo che capi di governo, non facciamo nomi perché non è il nostro caso, però credono poco nelle istituzioni mondiali. La Croce Rossa ha ancora credibilità? Riteniamo di sì. Siamo attraverso il comitato, ci sono molti luoghi dove è impossibile da chiunque, da delegazioni straniere accedere. In realtà la Croce Rossa attraverso il comitato e quindi attraverso il proprio simbolo entra in luoghi dove il resto dell'umanità è inaccessibile e testimonia e cerca di migliorare le condizioni delle persone che vivono in certi luoghi. Parlo di carceri, parlo situazioni come quella di Vanni, di cui rinnovo la richiesta di liberazione nelle Filippine. Anche a questo pensiamo. Il nostro simbolo credo che ci protegga e che sia rispettato in tutto il mondo, al di là delle appartenenze. Croce Rossa vuol dire anche volontariato. Io posso così dire una mia battuta, da poco tempo avete iniziato a essere presenti come volontari, forse prima eravate più istituzione, cioè più forse cosa museale, da alcuni anni, ovviamente non da pochi giorni, ma da alcuni anni si inizia a vedere le vostre ambulanze fare servizio civile, di protezione, di assistenza, cosa che prima si vedeva la Croce Bianca, la Croce Rossa, l'ambulanza d'ospedale, pronto soccorso, ma meno Croce Rossa, quindi anche la gente si avvicina più al volontariato vostro. Sì, diciamo c'è una vocazione ad avvicinarsi a Croce Rossa perché Croce Rossa nel tempo ha cercato di mantenere vivi quelli che sono i sette principi. Nei sette principi c'è quello della neutralità, dell'imparzialità, che danno proprio la dimensione di non seguire linee politiche né religiose, proprio nel rispetto di tutti, nel rispetto della centralità dell'uomo. E quindi questo fa sì che il volontariato, un volontariato diciamo che vuole soltanto aiutare l'altro e che non vuole appartenere se non a un'organizzazione che si occupa di questo. Naturalmente stiamo parlando di questa realtà del museo, ma le celebrazioni in questa settimana, in questi pochi giorni oramai saranno numerose. Ecco, le principali se le vuole riassumere, anche se lei non fa parte dell'organizzazione, ripetiamo, lei fa parte della Croce Rossa.
Sì, allora le celebrazioni della battaglia ci riguardano dal punto di vista geografico, perché nasce Croce Rossa là dove c'è stata la battaglia. Appare ovvio, diciamo, non è neanche da sottolineare il fatto che Croce Rossa non celebra una battaglia, ma celebra la nascita di un'idea. Quello che ci siamo proposti di fare è invitare a celebrare Croce Rossa tutte le società nazionali del mondo. Siamo presenti in 186 paesi nel mondo, quindi abbiamo fatto un grandissimo campo che ospiterà 4.000 persone e c'è all'interno di questo campo 600 giovani che discuteranno sui temi, sulle nuove sfide umanitarie nel mondo. Il venerdì 26 a Castiglione delle Stiviere, nella piazza ex Piazza Olimpo, ci sarà un concerto pro Abruzzo che speriamo che è gratuito, che speriamo faccia convogliare tante persone a Castiglione, che è uno dei luoghi importanti delle celebrazioni. E il giorno dopo, dalla piazza di Solferino, partirà la fiaccolata, che è un evento che ormai Croce Rossa è diventato di consuetudini, a cui riteniamo che parteciperanno più di 10.000 persone. Quindi questo territorio così pieno di tradizione e pieno di storia, Croce Rossa sta cercando di animarlo proprio in questi momenti così importanti.